Quest'ultimo tema, in realtà, quello del lavoro, è un tema che si correla e ci caratterizza abbastanza come Piemonte, secondo me. Io non credo che noi in Piemonte siamo certamente meno combattivi dei Lombardi, ma partiamo anche da una situazione oggettivamente un po' diversa. Non siamo ancora a quel livello, credo. Poi magari mi direte voi. Però io personalmente posso testimoniare le lotte fatte dai sindacati di base per, diciamo, arrivare alle stesse istanze che sono appena state definite, però viste dalla parte di chi nella sanità ci lavora e soprattutto di chi ci lavora in modo precario, dal basso, che con il PNRR, come dicevate prima, ha la prospettiva semplicemente di aumentare il numero di ore di lavoro, non certo quello di vedere maggiori stabilizzazioni o maggiore tranquillità e tutela del proprio lavoro. E faccio un solo nome perché Alessandro Zanetti, che è un sindacalista di base, si è molto battuto in tutti questi ultimi mesi per far emergere queste lotte che loro stanno portando avanti. Secondo me, qui in Piemonte possiamo mantenere questa tradizione, no, di unire le questioni del lavoro con le questioni della tutela della salute di tutti e di ciascuno, e forse riuscire anche a mettere insieme, no, quelle visioni, mettere insieme, integrare quelle visioni da un lato di Ivar Oddone, dall'altra di personaggi come Giulio Maccacaro, Luigi Mara, che poi si incontrano. Noi qui in Piemonte abbiamo le più importanti lotte per la tutela della salute in campo ambientale, il processo Eternit sta andando avanti, si dà pochissima attenzione anche a questo, poi alla sentenza arriveranno tutti, arriveranno i giornalisti di Repubblica a fare la registrazione dell'ultima sentenza e basta. Ma c'è un lavoro dietro di base di comitati che io non vorrei usare delle parole eccessive, però insomma, diciamo relativamente a quello che si vede altrove, entusiasmante, perché questo attivismo dal basso è comunque, indipendentemente dai risultati, intendo dire, è entusiasmante proprio perché è vivace, molto vivace. Scusate, ho già rubato troppo tempo. E grazie mille a Marco, al professor Cavicchi, a Eleonora, a Mariangela, e a tutti coloro che sono intervenuti, anche a Chiara Rivetti, che avrei piacere poi di incontrare prima o poi. Buona serata, intanto. Grazie a te Enzo. Ho visto, mi segnalano che c'è una domanda che però secondo me è di chi è? Di Stefania, che chiede come mai la gente non si ribella in sostanza e non si riesce a fare iniziative su questi temi. Credo che non sia propriamente l'argomento di questa sera, ma che questa sera ci sia un tentativo di mettere in moto qualcosa che porti a quello che Stefania auspica che avvenga. Io veramente non credo che questa sera sia l'occasione buona, insomma, per dire perché la gente non si muove. Una delle ragioni è sicuramente quella che il professor Cavicchi ha indicato nel suo libro, e cioè il soggetto riformatore, quello che dovrebbe proporre l'obiettivo per far cambiare questa situazione esistente, non c'è, non appare se non, diciamo, una trentina di noi riuniti questa sera attorno davanti al televisore, se non il movimento che in Lombardia è molto più sviluppato, ma anche altrove, perché in tutta Italia ho ricevuto un messaggio adesso da Caltagirone, dove c'è un presidio che anche lì si batte per la riapertura di un ospedale che è stato chiuso e priva la popolazione di un servizio di cui ha bisogno. Ho visto che c'è invece Daniela Alfonsi che vuol dire qualcosa. Vai, Daniela. Grazie, ciao e buonasera a tutti e tutte. E pensavo questo, che 2 giorni fa, un giorno fa, non ricordo, mi sentite?
Si sente? Sì, Ah, vai. ok. C'è stata una manifestazione veramente benvenuta sotto l'unità spinale Sì. davanti al CTO che denunciava le carenze, le chiusure, la riduzione di posti letto, la riduzione di pratiche di riabilitazione necessarie per quelle persone. Le piscine private di riabilitazione sono aperte da mesi, quella dentro l'unità spinale è chiusa. Ho avuto per sfortuna di un amico una serie di racconti diretti di sottoutilizzo dei macchinari necessari a riabilitare. E sto pensando ad altre situazioni, sto pensando al conflitto, giustamente l'avvertenza messa in campo su Maria Adelaide, sto pensando al tema dei consultori e tutta la vicenda di questa orrida giunta regionale che ha introdotto i movimenti anti-abortisti. Insomma, tutto questo era per dire che ci sarà pure un problema di provare a mettere insieme per una visione generale questi punti di sofferenza e di vertenza che si esprimono e di non lasciarle separate, frammentate l'una dall'altra, pur nella diversità dei soggetti e dei bisogni e delle necessità che rappresentano. Questo è il primo punto, che però si lega al secondo, quello complesso della partecipazione, e cioè che per me, che sono totalmente ignorante e inesperta, non del settore se non come cittadina, a volte paziente, anzi impaziente perché sto tentando di prenotarmi 4 esami e credo che fino a fine mese, al mese di novembre, non potrò accedere a nessuna, neanche a una lista d'attesa, è tutto chiuso, no? Però, insomma, come cittadina, ho il problema di una divulgazione a livello di informazione che divenga anche poi negli ambiti in cui, per esempio, nell'avvertenza Maria Adelaide diventa anche formazione della cittadina a capire meglio, no? E però dall'altra parte anche di un. Tu dicevi, Mariangela, manca il soggetto, poi i soggetti quella ci sono, però quella visione generale che diceva prima, non mi ricordo chi, che però mi sembra molto importante, va un pochino articolata. Io, come dicevo, ho letto il libro del professor Cavicchi, no? L'ho trovato ovviamente interessantissimo e avrei desiderio e bisogno di una puntata di questa serata in cui i pensieri si articolano di più. Perché, come posso dire, adesso non la dico come sono capace, no? Finisce che uno rimane a livello di enunciazioni e la suddetta cittadina ignorante non ha molti strumenti in più se non lamentarsi delle cose che ho detto prima e che mi toccano anche direttamente. Cioè è un po' un invito, come posso dire, ad approfondire, a trovare modo tra la CGIL, tra le associazioni varie, di mettere su, che possiamo dire, un tavolo dove si pensi in collettivo e dove non si dà vita al soggetto della riformista, non esageriamo, no? Però si dà idea, perlomeno una visione un po' più ampia, un po' più condivisa. Per questioni di così, diciamo, di lavoro, poi ho riletto un po' di cose su Genova, era il 20° anniversario. E i temi profetici, sì, di allora, di lotta di allora del movimento dei movimenti, tornano urlando più che mai in questa fase, soprattutto dopo, insomma, attraversati da questa pandemia, no? Lì si era messo in piedi una modalità che era quella del social forum, che io non credo sia replicabile, però quella era la strada giusta, un po' come ha tentato la società della cura. Ecco, niente, era per dire che auspico che si possa approfondire e si possa provare a declinare in maniera un po' più concreta per chi ne ha gli strumenti, il professore, la dottoressa Artesio, la dottoressa Rivetti, la dottoressa De Laude, la dottoressa Rosoleng e tutti, il dottor Enzo Ferrara. Perché abbiamo bisogno anche di questo, altrimenti rimaniamo a un livello troppo superficiale. E poi, come posso dire, c'è Mariangela e c'è la dottoressa Rivetti, e quindi io voglio proprio ringraziare ufficialmente per tutta questa vicenda che avete organizzato, a cui avete partecipato rispetto a Maria Adelaide. Ecco, perché è uno dei punti forti di attivazione di cittadinanza attiva e di lotta su questo territorio che può insegnare molto, così come ci hanno insegnato tanto le vicende, come sono nati i consultori familiari. Ecco, forse bisogna ripartire un po' da lì rimettendo insieme questi. Grazie moltissimo comunque per la serata. Grazie a te, Daniela.
Se non c'è nessun altro, e non voglio tenervi qui agganciati, credo che questo suggerimento che dava adesso Daniela vada colto. Io mi sento di raccoglierlo subito e di lanciare, per esempio, sia di rilanciare, ecco, sia al professor Cavicchi, sia al dottor Caldiroli, a Chiara e a Eleonora Artesio, l'idea di ritornare su questo argomento, della quarta riforma, come la chiama il professor Cavicchi, su questo argomento, magari in tempi non troppo lunghi, non so, durante il mese di novembre, per quel tipo di approfondimento di cui credo tutti noi abbiamo bisogno, cercando anche di coinvolgere, se lo vorranno, altri soggetti. Ho notato questa sera, per esempio, del Movimento Maria Adelaide non c'è nessuno, ma sapevo che molti avevano altri impegni. E però, per esempio, anche del Movimento contro il Parco della Salute sarebbe interessante che qualcuno portasse il proprio contributo. Diciamo che ci prendiamo come a Tartorino un po' l'incarico di fare un po' da trade union, da mettere insieme e di ripetere l'esperienza di questa sera, a condizione però di sentire se il professor Cavicchi sarebbe d'accordo di ritrovarsi nei tempi, nei modi che lui ci dirà, così pure Eleonora Artesio e Chiara Rivetti, nonché il dottor Caldiroli. Potremmo fare una seconda puntata di approfondimento, magari poi anche con quello che riusciremo a concordare con il sindacato, con Francesca, quando ci troveremo. Non avendo, se lo ritenete, vedo che qualcuno dice, Enrico Bettini, l'architetto Bettini, dice che è d'accordo. Mi fa piacere, grazie. Però a questo punto, se i nostri ospiti, dal professor Cavicchi, Artese, eccetera, volessero in qualche modo, riprendere la parola e dirci: ecco, Federica Patti ci ringrazia, però Federica Patti sarebbe un personaggio torinese che su questo potrebbe dare un bel contributo. Questa sera è stata silenziosa, speriamo che voglia però la prossima volta darci anche una mano in questo senso. Però ritorniamo ai nostri ospiti, Eleonora, Chiara, i nostri medici di Milano, il presidente della Medicina Democratica, e poi magari facciamo concludere al professor Cavicchi se lo ritiene. Bene, vedo che la Federica Patti, aspetta, Federica Patti ci promette di esserci ancora. C'è qualcuno che ha alzato la mano che io però di qui non vedo. Viareggio, Viarengo. Giorgio Viarengo, vuoi dire qualcosa, Giorgio? A attivare l'audio. Ok. Sì, va bene, ti Mi sentiamo? sentite? Sì. Allora, saluto tutte e tutti, ringrazio moltissimo la tenace Mariangela, ma anche Cavicchio, ovviamente, Eleonora, eccetera. Volevo solo fare una piccola riflessione velocissima e non togliere spazio anche per le conclusioni che mi incuriosiscono ulteriormente. E volevo dire, se la logica che pervade oggi anche la sinistra di puntare sempre tutto sugli eventi e sulle vicende eccezionali, adesso il neosindaco appena insediato ha parlato della chance per la rinascita di Torino, sono i grandi eventi, e fa proprio da contrappunto alla incapacità della sinistra, questo l'ho detto abbastanza. Cavicchi di occuparsi invece di un intervento sul quotidiano, che certamente forse è meno gratificante
sul piano delle interviste, eccetera, ma che sarebbe veramente quello la chance per una forza di sinistra popolare per rioccuparsi davvero della salute e del benessere delle cittadine e dei cittadini. E tutta questa vicenda mi stringe il cuore, oltre che a farmi preoccupare come tutti, perché anch'io cerco disperatamente di farmi un intervento alla cataratta da qualche mese e mi hanno detto che se lo voglio fare privatamente è una questione di una settimana, e invece pubblicamente si tratta di un anno e mezzo. Però a parte questo, che dovrebbe già di per sé appunto farci vedere un po' meglio quali, vedere proprio in questo caso quali sono i problemi, è se non dobbiamo veramente cambiare, come fa tanto fine oggi dire, il paradigma e cercare di occuparsi non tanto di questi eventi, delle vicende eccezionali, ma davvero del benessere quotidiano e di quello che dovrebbe diventare un'attenzione quotidiana. Per finire su Maria Adelaide, infatti la vicenda è, dopo tante iniziative, raccolte di firme, proteste, eccetera, adesso, compresa anche la circoscrizione, si finirà per farne per una parte un po' un presidio più o meno sociosanitario, per l'altra uno studentato, perché così almeno effettivamente ci saranno posti per il grande evento che sarà nelle Olimpiadi o che sarà poi dopo l'università. E quindi anche in questo caso non si riesce veramente a riprendere in mano una gestione davvero di quotidiana, eccetera, che avrebbe dovuto essere, dovrebbe essere il compito primo della sinistra, soprattutto con riferimento alle persone che hanno bisogno di essere un po' più tutelate, perché non hanno tutti quei soldi per pagarsi la sanità privata. Grazie, grazie moltissimo a voi che avete organizzato questo incontro. Va bene, contiamo sulla tua presenza anche al prossimo.